ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video dal vostro intrattenitore. Allora ragazzi, oggi subito dopo l'unboxing, una settimana all'incirca dopo, eccovi la recensione del monitor da gaming AOC, esattamente il modello G2460V. È un monitor da 24 pollici Full HD prettamente dedicato al gaming. Infatti ha un refresh rate di 75 Hz, questo vuol dire 75 fps nei giochi, quindi nei giochi di corsa, negli fps sono veramente utili e l'esperienza di gioco è veramente fantastica. Inoltre è dotato dalla tecnologia FreeSync di AMD, che riduce nettamente lo sfarfallio durante il gaming, durante le sessioni da gaming. E inoltre ragazzi, ha soltanto un millisecondo di ritardo di risposta, dunque quasi inesistente, e questo rende veramente il giocare un piacere. Si tratta di un pannello TN, dunque non LCD, quindi i colori non sono proprio tanto vivi come un pannello LCD, ma comunque ottimi per giocare. Gli ingressi presenti sono una DisplayPort, un HDMI, una VGA e un ingresso per le casse incorporate nel monitor, che non sono ovviamente consigliate perché non sono di alta qualità, ma comunque è sempre un qualcosa che ha questo monitor. Inoltre ragazzi, come abbiamo detto, la luminosità del monitor è veramente molto alta e di conseguenza qualsiasi esperienza che possiamo farne, quindi un utilizzo che può essere editing o comunque usarlo appunto come monitor da PC, è sempre ovviamente molto buona. La resa dei colori, diciamo della luminosità, è sempre abbastanza buona, però ovviamente se siete soprattutto dei videogiocatori, questo monitor è proprio indicato per quello, perché ovviamente se non giocate spesso o comunque non siete dei videogiocatori, è meglio optare per un monitor, per un pannello LCD. Quindi ragazzi, spero di avervi detto tutto in questa breve recensione. Per qualsiasi domanda riguardo questo monitor, scrivetemi giù nei commenti. Inoltre mi stavo scordando un'ultima cosa, ovvero il prezzo di questo monitor. Ragazzi, il prezzo è di 150 euro online, quindi un prezzo veramente competitivo per la fascia in cui si immette questo monitor. Perché nell'ambito gaming, insomma, con queste caratteristiche come appunto il FreeSync, i 75 Hz o un millisecondo di ritardo, non esiste niente in commercio di paragonabile. Ragazzi, per qualsiasi domanda scrivetemi giù nei commenti, io cercherò di rispondervi il prima possibile, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ragazzi!